Roberta, fino a chiaro, facciamolo vedere il disco. Stavo dicendo, me lo tengo perché lo devo portare in radio, ma io l'ho già ascoltato, ascoltatelo. E dicevamo che essendo Roberta una catanese, il suono di questo disco è prettamente americano e l'ha fatto in America. Com'è sto fatto? Mi stavi spiegando di Sì, questi noi catanesi. catanesi siamo, secondo me, molto istintivi musicalmente. Non ci facciamo prendere dalle mode, siamo molto sinceri. E quindi, secondo me, è questo che mi ha portato anche fuori l'Italia, perché cercavo un sound che mi rappresentasse musicalmente. L'ho trovato in America. E tra l'altro è un sound da 35-40enne, cioè non è un sound da giovane artista. Tu sei, tra l'altro, dimostra ancora meno degli anni che ha, però è veramente molto giovane. In realtà è molto maturo il lavoro, anche il tuo modo di approcciarti a Sì, questo lavoro. a me piace definire la mia cultura musicale profonda, perché io sono cresciuta in una famiglia di musicisti e quindi fin da piccola ho sempre ascoltato soul, jazz. Sono cresciuta guardando il DVD di Joni Mitchell, Vabbè. quindi figurati. Quindi si capisce un po' bene perché puoi andare a quel tipo di radici. Sì, esatto, lì musicalmente mi sento a casa. Senti, considerando questo Catania Wave si chiamava una volta, quando tu non eri ancora nata, sono partiti dai De Novo, in cui poi sono usciti loro due, Madonia, e cosa, mi scappa il nome, dopo mi viene in mente. Mario Mario Venuti, Venuti, brava, esatto. Mario, poi è arrivata la cantantessa, è arrivata Carmen Consoli, Mario Biondi. Mario Biondi, il nonno, non ce ne voglia per l'età, era insomma il grandissimo Battiato, il maestro, ma non ce n'è uno uguale all'altro, cioè la cosa bella di Catania è che è una città che esprime artisti molto differenti uno dall'altro, cioè a Firenze uscivano tutti così, da Genova erano tutti cantautori così, Catania no. Sì, a Catania secondo me ci sono tanti generi musicali, ci distinguiamo appunto per questo, forse non so, sarà l'energia anche del Stavo per vulcano. dirlo io, è colpa del Tenderlegna. Sì, secondo me l'energia del vulcano c'è, si sente. Cosa ti sei portata da questi altri artisti di Catania? Cos'è che hai pescato un po' di qua e di là? O hai detto queste cose mi piacciono, me ne prendo pure Ma non per essere presuntuosa. Ma nella mia testa ho le idee ben chiare e non faccio riferimenti ad Non assomiglia a altri. nessuno di loro. Non c'è dubbio, non ci si può sbagliare. Però magari c'è anche un modo di lavorare. Per quanto riguarda la chitarra, devo dire, non è siciliano, ma è comunque del sud. Pino Daniele, io Tu lo sai amo. che in questa stanza dove stiamo lui c'è stato. È stato sull'ufficio stampa questo, quindi sai che sei in un Sì, punto non a caso, che è il grande Gigi. musicalmente lui mi ha ispirato tantissimo, soprattutto per la chitarra, perché per me la chitarra è molto importante, Infatti più sei arrivata importante con una chitarra sì, più importante della voce. che chitarra è? Quella è una Martin Ostia, 000, per me le ostia. Martin acustiche sono le migliori. Dopo ti rovino la vita e ti faccio conoscere un negozio che c'è qui dietro che fa solo Martin. Pazzesco, Solo a quindi Milano, devo eh? andarci per Solo un negozio solo forza. Martin. Senti, Bellissimo. quindi il tuo primo approccio con la musica è stato con la chitarra allora, oppure hai cominciato a cantare? No, ho cominciato a suonare la chitarra a 10 anni e a scrivere canzoni. Subito, Sì, songwriter. perché attraversavo in quel periodo un momento un po' particolare, perché a scuola stavo affrontando un po' il bullismo ed è stato un periodo un po' bruttino. Come mai il bullismo? Perché a scuola, soprattutto alle medie, un po' tuttora c'è quest'aria, un po' così. Non riesco a capire perché si creano questi meccanismi, ma capitano. Questi gruppetti che si formano, non so. Scommetto, e sono pronto a scommetterci, se non è già capitato, capiterà che questi che ti hanno dato fastidio nei prossimi anni, vedendoti su un palco, verranno là e si ricorderanno degli anni delle medie. Che meraviglia quanto ci volevamo bene quando eravamo amici. Succederà. Sì, queste cose capitano spesso. E senti, e invece una catanese, una giovane catanese che prende la sua borsa, la sua chitarra e va in America, com'è questo salto? Ma è capitato grazie a Simona Merlinzi, la mia produttrice, Sorella del famoso Virinzi. che non mi ha mai cambiato musicalmente. Lei sapeva benissimo che l'America era casa mia, per
per quanto riguarda i suoni, e quindi mi ha portato lì per farmi realizzare questo sogno. Mi sono ritrovata lì con due musicisti molto importanti, perché hanno suonato anche con John Mayer, che è il mio musicista di riferimento. Lo considero il mio maestro di chitarra, perché ho cominciato a suonare in modo particolare la chitarra anche grazie a lui. Ascoltando, io ascolto musica sempre. Ma non mi sveglio e ascolto musica. Ma non avevi un po' di paura? Anche se loro hanno una professionalità talmente alta e talmente alla buona contemporaneamente, che probabilmente non è così difficile. Forse in Italia ti avrebbero più messo in imbarazzo dei musicisti a un certo livello. Penso anch'io, perché mi ricordo che siamo arrivate lì il primo giorno per le prove, e alla prima prova è uscito tutto perfetto, perfetto. Qui non mi è mai capitato, perché i musicisti sono un po'... E poi immediatamente i musicisti sono molto carini là. Esatto, sì. Mi sono trovata a casa, ci siamo trovati bene, sia loro con me, non se l'aspettavano, perché loro immaginavano chi è questa ragazza dalla Sicilia che arriva. E poi... Si aspettavano pizza mandolino, sei arrivata con la chitarra e suonavi. Esatto. C'è stato un incastro particolare bello in questo disco. Tutto è andato... Com'è stato il tuo primo giorno in America? È difficile da spiegare, perché le sensazioni che si provano sono davvero tante. Mi sentivo nel posto giusto, è l'unica espressione che posso usare. Senti, perché hai un sedicesimo sul polso? Ma perché da piccola, a 18 anni, ma che avevo questo desiderio di farmi un tatuaggio, e quindi ho scelto questa croma. Che ti identificasse. Esatto. Che cosa studi quando studi? Studi scale, studi... oppure il tuo studiare sullo tuo strumento è sempre comporre? Mi è capitato in passato di studiare scale, perché comunque servono. Però principalmente quello che amo nella musica è l'istinto. Cioè, io scrivo perché sento l'esigenza di farlo, e quando suono, principalmente suono per piacere. E poi dopo, ormai comunque suono meccanicamente. Vuol dire che non devi più impegnare la testa, esatto, che vai da solo. Esatto. Beh, è una cosa positiva solitamente, eh? Sì. Quindi quando suono, principalmente suono per piacere. Senti, c'è un film famosissimo che ero bambino io, che si chiamava La ragazza con la pistola. Invece oggi potremmo fare un nuovo film intitolandolo La ragazza con la chitarra, perché c'è un grosso, cioè veramente quasi totale numero di giovani cantautrici che suonano con la chitarra. Perché secondo te questo strumento ha preso così le donne? Perché è uno strumento un po' protettivo, cioè che alla fine ti copre, ti difende un po'? Sì, diciamo che la chitarra può dare questa immagine. Queste sensazioni si possono anche provare. In passato è stata un po' la mia coperta di Venus, la chitarra. Se qualcuno mi rompe le balle, gli do una chitarra sul muso. Ah no, è una Martin. Sì, esatto. Aspetta che prendo un'altra chitarra dal sul muso. E invece adesso la considero davvero una mia seconda voce. Per me è una seconda voce. Beh, insomma, sì, sicuramente è un po' di più che una coperta di Linus. Quanto ti influenza il tuo modo di suonare la chitarra quando scrivi? Nel senso, a volte, soprattutto noi chitarristi, ci sediamo al piano e componiamo una roba con la chitarra che siamo troppo automatici a girare certi accordi, non faremmo. A volte mi capita di scrivere delle canzoni al pianoforte e suonano totalmente diverse con la chitarra. Perché questo è il bello. Un po' di sicurezza in meno, cioè, sì. Sbagli, fai una nota che non avresti fatto, guarda come ci sta bene. Con la chitarra questa cosa è un po' più difficile. Altra domanda. Per capire di più questo disco, si chiama Something True, cioè qualcosa di vero. Si contrappone a troppe cose false che ci sono in giro, o è una cosa che riguarda te? È una cosa che riguarda me e anche il mondo musicale in questo momento. Perché secondo me si dà più spazio all'apparenza che alla sincerità musicale in questo periodo. E io voglio andare contro vento. Non mi importano le mode, per me è importante rimanere se stessi musicalmente e andare avanti mantenendo i piedi per terra, perché secondo me le cose belle arrivano col tempo. Come mai hai pensato a un disco sostanzialmente tutto in inglese? Stai già guardando all'estero? Pensi che il mercato per te sia più interessante fuori dall'Italia? Oppure è un'esigenza creativa?
Principalmente scrivo in inglese perché amo la lingua inglese, la trovo molto musicale e arriva a tutti perché è universale. E soprattutto se hai un genere come il tuo, l'italiano è più difficile, meno soddisfacente. Sì, poi devo dire che in questo periodo in Italia questo genere non va molto. E quindi... infatti anche questa è una scelta coraggiosa. Sì. Però uno deve fare ciò che ama, sa, esatto, chi se ne frega. Esatto. Secondo me, se uno rimane a se stesso, può arrivare davvero a un punto che può rimanere nel tempo. Senti, 30 anni fa una ragazza che arrivava da Catania con la chitarra in America a cantare avrebbe fatto ridere perché l'inglese era ridicolo. Oggi è cambiato tutto. Oggi l'inglese è perfetto. Sì, oggi l'inglese viene parlato ormai da tutti. E secondo me è una cosa molto positiva. Quando è che ti hai cominciato a farti affascinare da questa lingua? Con le canzoni? Sì, perché da piccolissimo ho sempre ascoltato musica americana e inglese. Quindi da tanto tempo ascolto questa lingua e l'ho fatta mia. Senti, ma per portare in giro un disco così, cioè chitarra e voce sicuramente, però è un disco dove hai lavorato tanto sugli arrangiamenti e sulla band. Certo. Come te lo vedi dal vivo? Come stai pensando di rappresentarlo? A Catania abbiamo fatto il primo showcase con una band di 8 elementi, fiati. Tutti catanesi. È troppo facile, dai. Tutti catanesi. Troppo facile. Fiati, archi. Sceso anche da Roma Alex Valle che suona con De Gregori alla Lap Steel. Quindi nei concerti, nei palchi un po' più grandi, immagino questo disco suonato come band. Sì. Ma mi piace molto anche girare in trio. Chitarra, basso e batteria, essenziale. Beh, un bel impegnativo per te comunque, eh? Sì. Non hai paura delle sfide? No, sono abituata perché da tanto tempo comunque sono in trio. Senti, in bocca al lupissimo con questa Something True, io spero di vederti prestissimo a Milano dal vivo e spero con la band, perché un po' di fiati io poi li amo, quindi con un brass... Sì, E beh, dal disco che hai fatto si capisce, insomma. Bocca al lupo e a presto. Grazie.